immaginate di essere appassionato, di essere bravo, di essere un campione di uno sport ritenuto femminile. Immaginate di dover combattere tutta la vita, non solo nelle gare, ma per combattere appunto i pregiudizi. Immaginate di essere un campione mondiale. Ladies and gentlemen, Giorgio Minisini! Anche te la metto al collo. Grazie. Se non dà fastidio al microfono, altri tre. Questo è l'oro. Accomodati. Non, non so quale dei. Ecco, ci stanno tutte qui. Perfetto. Vedi, l'ultima è l'ultima vittoria ai mondiali. La vittoria mondiale è stata il 22 giugno. L'ultima vittoria degli europei il 15 agosto. Scopriamo chi è Giorgio Minisini. Stiamo parlando di nuoto sincronizzato, che oggi si chiama nuoto artistico. Vi ricordate Esther Williams? Ecco, lui. Vai, Giovanna Savini. Si definisce nuotatore artistico, parole che in realtà significano molto di più, perché Giorgio Minisini, 26 anni, romano di Ladispoli, 4 ori conquistati agli europei, è una specie di pioniere, di rivoluzionario, l'unico maschio in un mondo tutto rosa, quello di una disciplina che fino al 2017 veniva comunemente chiamata nuoto sincronizzato. La passione sin da piccolo. Figlio d'arte, suo padre Roberto era giudice di gara, la mamma Susanna la sua prima allenatrice, due fratelli cresciuti in acqua, Diana nuotatrice anche lei, Marco pallanuotista, una famiglia ancora più unita dalla passione per lo stesso sport. Eppure il percorso di Giorgio non è stato affatto facile. Alle medie, negli anni più delicati dell'adolescenza, inizia la sua lotta contro i tabù, i pregiudizi, i nomignoli. Nel 2017 la medaglia d'oro a Budapest con Manila Flamini nel duo tecnico, una vittoria storica. La strada però diventa ancora più in salita. Giorgio deve dimostrare di aver meritato quel podio. Ci riesce cercando la verità in un mare di ignoranza e la gioia di migliorarsi, di affrontare le sfide. 8 ore al giorno di allenamento, 1000 passioni, dalla politica ai fumetti. E un sogno, le Olimpiadi di Los Angeles. Perché va detto che voi maschietti siete discriminati, perché non esiste una categoria olimpica per il nuoto artistico. Sì, ancora non esiste. Ribellatevi, scusami. No, diciamo che abbiamo avuto molte opportunità ultimamente, perché dal 2015 esiste il duo misto. Fino al 2015 nessun uomo poteva gareggiare in nessuna competizione internazionale. E da 7 anni possiamo gareggiare nel duo misto. Da quest'anno a Roma c'è stata per la prima volta il singolo maschile, quindi le opportunità si stanno aprendo. Ci vuole ancora del tempo, sì, ma siamo pronti a far vedere quanto il doppio misto potrebbe portare alle Olimpiadi. Peraltro è uno sport difficilissimo, perché tu devi stare in apnea, andare al ritmo della musica. Avere i tappi per le orecchie, per esempio, giusto? No, quelli per le orecchie no. Per come fai a non entravi l'acqua nelle orecchie? Ma è che ci stai talmente tanto tempo che ormai l'acqua sta lì. E poi la musica l'ascolti, no? Ci sono le casse subacquee, ovviamente. Sì, sì, sì. E non si sentono mai, quindi... cioè, ci sono per tenere il ritmo, ma non si sentono mai, quindi ogni volta devi stare lì a... Cioè, oltre a pensare a stare in apnea, a stare dritto, alzare, scendere, tornare. Sì. Comunque, Giorgio viene da una famiglia, appunto, allenatore, di nuoto sincronizzato, decidi di diventare, appunto, viene chiamato sincronetto, no? Si le sincronette. Sì, adesso siamo nuotatori, da nuoto artistico a nuotatore, quindi... Va bene. E quando vedi un campione gareggiare in... però, diciamo, nella vita, appunto, uno decide di fare uno sport che gli piace, non è stato tutto semplice. Non è stato tutto semplice perché non era una cosa che veniva fatta tradizionalmente. Le tradizioni sono sempre un po' difficili da superare. Però, quando io ho iniziato, insieme a me c'era mio fratello, c'era mio cugino, c'erano altri 4 ragazzi, quindi per me erano strane tutte le altre società che non avevano ragazzi in acqua. Crescendo poi sono rimasto da solo e ho capito che ero visto come strano dagli altri, però... Il fatto di aver visto Bill May, questo ragazzo americano, questo campione americano, nel 2000 nuotare ed essere acclamato dal pubblico, mi ha sempre fatto pensare che prima o poi anch'io avrei vissuto quell'esperienza. Certo. Perché se lui c'era riuscito, allora anch'io potevo farcela. Quindi quello mi ha fatto un po' superare le difficoltà che, come avete raccontato. Ma che ti dicevano? Che cosa volevano? Ma comunque quando fai uno sport come il mio, quindi prettamente con tantissime ragazze, o penso anche a un ballerino, penso anche a chi magari fa ginnastica artistica, semplicemente le persone pensano che lo sport che tu faccia sia associato magari alla tua sessualità, al tuo modo di essere. E diciamo che quando ero piccolo c'era ancora questa idea per cui no, essere gay fosse una cosa negativa, quindi... Era un doppio stereotipo, un doppio pregiudizio che quando io ho capito
che rispecchiasse più il pensiero di chi parlava che non quello che ero io. Cioè, riuscivo a superare. Cioè, tu dici, non è che se mi dicevano gay, temo fosse purtroppo stata un'offesa, con altre, esatto. Insomma, con altre, anche in altro modo, insomma, che... Sì, diciamo... Non è che ti offendeva, no, però no. Nella bocca di chi ti rivolgeva quella parola era offensiva loro, diciamo, no? Che io per tanto tempo ho cercato di... dovevo dimostrare di essere quello che ero, nel senso, io sono stato sempre abbastanza tranquillo su questo mio aspetto, però sapevo che le persone avevano questo dubbio e quindi, sì, diciamo che a una certa età tieni molto alla tua identità e cerchi sempre di mostrarla, però... Cioè, poi... dovevi far vedere che eri un maschione, questo, ma pensa che incubo, ma no. Infatti, sono stato fortunato ad avere sempre squadre molto di supporto, ad avere una famiglia molto aperta da questo punto di vista, che mi hanno insegnato comunque che anche se lo fossi stato non ci sarebbe stato nessun ma certo, problema. Ma ci mancherebbe. E quindi questo mi permetteva di superare un po' questo tipo di attacchi, perché, ecco, appunto, un attacco di questo livello è facile fare in modo che non ti tocchi, perché appunto dice più di chi te lo fa rispetto che non di te. Esatto, però magari quando c'hai 12-13 anni non te ne accorgi. Esatto. Sì. Devi sviluppare una maturità che appunto grazie alla famiglia ho sviluppato. Senti, peraltro adesso, ma quel costume cos'è? Scusami. Allora, questo è il costume del singolo tecnico, il primo singolo tecnico della storia che io ho nuotato agli europei di Roma. Allora, io sono cresciuto in realtà in una città di mare, la Dispoli. E vicino Roma, sì. Vicino Roma. E qui hai delle foglie d'edera che ti hanno messo. Queste, allora, ha queste, vinto come l'edera, com'è? Queste sono plastiche che io ho raccolto in mare, perché il tema del singolo era appunto l'ambiente. La plastica in mare. Bravo. Fondamentalmente. E diciamo che potendo fare questa gara storica con un esercizio che fosse mio, ho cercato di raccontare qualcosa che fosse anche legato al mio vissuto e... Questa è una cosa a cui tenevo molto e quindi ho anche voluto raccontare una parte. E poi con te nuota una campionessa paralimpica che si chiama Arianna Sacripante, che ti manda un messaggio. Ciao Giorgio, come stai? Che bella esperienza che abbiamo fatto agli europei. Non vedo l'ora di fare nuovi progetti insieme a ottobre. Dobbiamo spaccare il mondo. Ciao! È una forza lei, è proprio forte. Come vi siete conosciuti? Lei fa parte del progetto Filippide, questa associazione che si occupa di far fare sport a ragazzi con disabilità cognitive e diciamo l'idea di farci nuotare insieme fu del presidente Nicola Pintus, che disse: noi abbiamo una campionessa del mondo, vincitrice dei Trisom Games nel 2016, questo ragazzo ha vinto i mondiali l'anno scorso, facciamoli nuotare insieme, facciamo vedere alle persone che si può fare sport inclusivo, che atleti normodotati e con disabilità possono nuotare insieme. Sono 4 anni che lavoriamo. Dovrebbe essere la vera frontiera, poi. È il nostro perché... obiettivo. Il sogno del Filippide è cercare, appunto, di... Perché siamo tutti diversi e tutti uguali. Questa è la bellezza degli esseri umani. Possiamo fare tutti grandi cose. Arianna, guarda, Arianna ti manda questa lettera. Adesso non te la leggo tutta perché è molto lunga, però vorrei che tu... Però te la leggo, ti leggo un pezzetto. Caro Giorgio, mi ricordo la prima volta che ho visto i tuoi video su internet e mi sono emozionata, e quando hai vinto le 4 medaglie d'oro ero felicissima per te. Un giorno me le hai messe tutte al collo, per me è stato un onore, abbiamo fatto insieme tante esibizioni e le spinte e i sollevamenti mi fanno volare fino a toccare il cielo. Agli europei abbiamo ballato Immagine di John Lennon, perché ognuno sovraspera in un mondo migliore, ogni atleta può esprimere i propri sentimenti e le proprie passioni, esprimere con parole la felicità, oppure ascoltare e basta, condividendo solo il silenzio nei momenti di tristezza. Ti voglio bene, Arianna. Grazie. L'ho letta tutta alla fine perché era troppo bella. Grazie. Sì. Sì, io ringrazio sempre il progetto, perché ringrazio l'allenatrice Sabrina Bernabei, perché con loro vivo dei momenti veramente speciali. Qualche tempo fa, un evento molto brutto è capitato nella tua vita, perché appunto il 28 agosto è venuto a mancare tuo papà, che è stato uno dei tuoi primi mentori, ed è morto improvvisamente giovanissimo. Si chiamava Roberto Minisini, aveva 56 anni, te lo facciamo rivedere, lo rivediamo insieme, perché le persone che non ci sono più sono comunque con noi e noi le teniamo nel nostro cuore. Roberto, papà di Giorgio. It's not time to make a change, just relax. Come padre, sicuramente vedere il figlio in acqua è una cosa, sensazione unica. E come giudice è l'emozione forte, perché comunque c'è la responsabilità del voto e bisogna essere più obiettivi possibile fino in fondo. I know I have to go.
è un dolore recente, ma noi ne parliamo perché so che tu ci hai detto che ne volevi parlare, che non c'erano problemi a parlarne, anzi. Sì, comunque la botta l'abbiamo presa e diciamo che comunque quello che lui avrebbe voluto è che noi fossimo andati avanti, quindi comunque come famiglia siamo riusciti a essere uniti. Io sono contento che di aver avuto mio fratello, mia sorella e mia madre vicini, nonostante noi adesso viviamo tutti un po' sparpagliati. Comunque mia madre e mia sorella lavorano in Svizzera, mio fratello lavora a Civitavecchia, sono a Roma. E abbiamo affrontato questo momento insieme e stiamo continuando a farlo. Sicuramente non sarà facile, però cerchiamo sempre di ricordare quello che voleva lui. E papà sarebbe così orgoglioso di te anche in questo momento, ne sono convinta. Cosa che volevi dire, Memo? Io ho avuto un'esperienza, perché in questo programma Nudi per la Vita ci hanno fatto fare una prova. L'ho visto. Ragazzi, vi assicuro che Serena, per fare questo sport, che per me è più che uno sport, perché ci vuole una grande forza e soprattutto una coordinazione di movimenti incredibili. Abbiamo fatto una prova anche noi in piscina con le ragazze campione del campionesse del mondo. Abbiamo fatto una figuraccia tremenda perché siamo stati bravi. Sei troppo buono. Comunque, guarda, sei una forza della natura, perché fare questo sport non è veramente una cosa semplice. Senti, ma poi tutti quelli che ti prendevano in giro, quelli che ti dileggiavano, insomma, li hai più incontrati? Ma ti posso dire, io non mi sono mai legato al dito troppo a queste esperienze. Comunque so che comunque quelle prese in giro venivano un po' dell'ignoranza, ma non intesa in senso negativo, intesa proprio nel senso che non sapevano cosa facessi. Quindi qualcuno mi è capitato di incontrarlo e mi ha fatto i complimenti, io sono stato veramente felice di questa cosa. E come fai a essere così buono? No, vabbè. Comunque si è riscattato e ha ottenuto quello che doveva ottenere, a differenza degli altri magari lo deridevano e lo prendevano in giro. Ma è un riscatto personale poi alla fine. E poi loro fanno parte. Scatto contro il pregiudizio, questo, diciamo, la verità è questo, contro l'idea che un uomo non possa fare quello che fa una donna e viceversa, no? Ma guarda, io ho vissuto bene o male la stessa cosa. Certo, perché anche un ballerino, no, in teoria. Per me questo è il passato e noi stiamo vivendo il futuro, e quindi il presente è il futuro, e quindi lui si merita quello che ha avuto e avrà io ancora molto di più. Grazie. Comunque, so che hai un desiderio, che è quello di comparire sulla settimana enigmistica. E quindi noi si è chiamato Alessandro Bartezzaghi, che ti manda un messaggio. Buongiorno Giorgio Minisini, sono Alessandro Bartezzaghi e lavoro alla redazione della settimana enigmistica. E da enigmista le faccio i complimenti per il cognome che si ritrova, perché spostando la M in fondo potrà leggere allo stesso Minisini. Lei è un antipodo palindromo ambulante. Complimenti. Complimenti soprattutto per la medaglia d'oro agli europei di nuoto sincronizzato che ha vinto, per la quale so che lei ambirebbe essere pubblicato sulla settimana enigmistica, ma ormai la rivista, i numeri sono un pochino in avanti, per cui non ce la faremo. Però ho pensato di proporle un piccolo omaggio sfruttando uno schema che già stiamo pubblicando in questi giorni. Wow, che figo, guarda, non lo sapevo questa cosa del mio nome, è interessante. Minisini. C'è sempre qualcosa da sperare, da imparare. Guarda. Giorgio, che cosa, eccolo lì, sì, vedi, Minisini, Giorgio, vedi l'asso dell'oro. Sono veramente colpito, anche perché i suoi schemi sono quelli che ogni volta non sempre riesco a finire, però adesso mi impegnerò e... grazie, cioè sono veramente emozionato. Figurati, grazie a te per essere stato con noi davvero, per averci dato questa lezione di tempra e di coraggio, di voglia di vincere. Poi, come diciamo sempre, l'importante nella vita non è vincere, ma l'importante è realizzare se stessi, cioè trovare il proprio posto nel mondo. E quindi ci aspettiamo ora di averti alle Olimpiadi, siamo tutti pronti a tifare. Faremo di tutto per esserci. Grazie davvero, grazie a voi.